Date due funzioni f e g, oltre alle quattro operazioni algebriche, c'è un altro modo di costruire una nuova funzione, attraverso l'operazione di composizione, che si indica con il simbolo circoletto. La funzione f composto g si costruisce così. Il valore x viene usato come input per la funzione interna g. L'output di questa prima funzione, cioè g di x, viene usato come input per la seconda funzione f, che chiameremo funzione esterna. Si ottiene così f di g di x, che è il valore di f composto g in x. Vale la pena di ricordare che la composizione di funzioni dipende dall'ordine con cui usiamo le funzioni, e in generale f composto g è diverso da g composto f. Ad esempio, usando queste due funzioni come ingredienti, la funzione f composto g, cioè f di g di x, è il seno di 2x meno 3, mentre g composto f, ovvero g di f di x, è due volte il seno di x meno 3. Vediamo ora il risultato che garantisce la derivabilità di f composto g e ci permette di calcolare la sua derivata usando le derivate di f e di g. Sia g derivabile in x e f derivabile in g di x. Allora la funzione f composto g è derivabile in x e la sua derivata è data dalla formula f' di g di x per g' di x. Ovvero, la derivata della composta si ottiene moltiplicando tra loro due derivate, la derivata di g in x e la derivata di f che però è calcolata in g di x. Questa formula è nota come chain rule o regola della catena. Ad esempio, calcoliamo la derivata di seno di 2x meno 3 con la chain rule. La funzione interna è 2x meno 3, mentre la funzione esterna è il seno. La derivata è il prodotto tra la derivata della funzione esterna calcolata in 2x meno 3, cioè coseno di 2x meno 3, per la derivata della funzione interna, che è semplicemente 2. Concludiamo che la derivata è due volte il coseno di 2x meno 3. Vediamo un altro esempio. Calcoliamo la derivata di questa funzione. Per aiutarci, scriviamo la catena della composizione. X, che viene dato in pasto attraverso g, e restituisce 3x meno x quadro, che poi e input per la funzione f, che è la potenza quinta di 3x meno x alla seconda. La derivata, y' si ottiene moltiplicando g' x per la derivata di f calcolata in g, cioè 5 volte la potenza quarta calcolata in g. Calcoliamo ora g', che è la derivata di 3x meno x quadro, cioè 3 meno 2x. Sostituendo g nella formula 3x meno x quadro, otteniamo quindi la derivata di y. Ma perché vale la chain rule? Possiamo farcene un'idea ragionando in questo modo. Chiamiamo f grande la funzione composta f di g, costruita applicando prima g e poi f alla variabile indipendente, e fissiamo x. La derivata di f grande in x è il limite per delta x che tende a 0 del rapporto incrementale di f in x quando il limite esiste. L'obiettivo ora è capire come una variazione di x si propaga alla funzione finale. Fissiamo quindi un piccolo incremento delta x uguale h e calcoliamo f grande di x più h seguendo la catena. Chiamiamo k la variazione delta g della funzione interna, cioè k uguale g di x più h meno g di x. L'input della funzione esterna f è g di x più h, che possiamo scrivere in termini di g di x come g di x più k.
Troviamo così f di g di x più k, che è il valore di f grande in x più h. Possiamo così scrivere la variazione di f grande in termini di f piccolo e di g, ed esprimere il rapporto incrementale di f grande in questo modo. Ora supponiamo che k sia sempre diverso da 0, in modo da poter dividere e moltiplicare per k, e riscrivere il rapporto incrementale come prodotto di due contributi. Ricordando che k è delta g, riconosciamo nel secondo fattore il rapporto incrementale di g in x e nel primo il rapporto incrementale di f calcolato in g di x. Per delta x che tende a 0, anche k tende a 0. Così, mentre il secondo termine tende a g' di x, il primo tende alla derivata di f calcolata in g di x. Ecco da dove nasce il prodotto che compare nella chain rule.